Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata Kinder Bueno e Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono biscotti secchi, burro fuso, mascarpone, zucchero a velo, panna fresca per dolci, Nutella, Kinder Bueno e granella di nocciole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti. E li facciamo tritare per 20 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. Ed amalgamare per 30 secondi a velocità 5. Trasferire in uno stampo per crostate da 32 x 14 cm rivestito con carta da forno bagnata e strizzata e livellare bene. Abbiamo livellato bene, creato anche i bordi, adesso riporre in frigo per almeno 30 minuti. Abbiamo lavato ed asciugato bene il boccale, adesso andremo a montare la panna. Posizionare la farfalla sulle lame, versare la panna che abbiamo messo per 45 minuti in congelatore. Aggiungere 30 g di zucchero a velo. E andremo a montare senza misurine e senza tempo a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferire in una ciotola. Senza lavare il boccale e senza la farfalla, mettere il mascarpone ,40 g di zucchero a velo. E la Nutella. Ed azionare il bimby con il misurino per 1 minuto a velocità 3. Trasferire nella ciotola con la panna. Ed amalgamare delicatamente. Trasferire sulla base di biscotti. Mettere i Kinder Bueno. Riporre in frigo per almeno 1 ora, successivamente decorare con Nutella e granella di nocciole. Crostata, Kinder Bueno e Nutella. Grazie e alla prossima ricetta!